Sì, il Verona è molto forte. È molto forte per quelli che sono i livelli di oggi della Juve. Ancora una volta, ancora una cazzo di volta, con questa idea di giocare ancora con Rabiot esterno sinistro e ragazzi, ormai è 2 anni che giochiamo così, con fase di possesso a 3, fase di non possesso a 4. Secondo me non sta funzionando particolarmente bene, però vediamo come va. Avrei provato qualche chiave diversa a livello tattico, proprio a livello di formazione. Virgolette, mi fa ridere fino a un certo punto, è che l'anno scorso l'Hellas Verona ci ha salvato dal punto più basso in assoluto negli ultimi 10 anni, e stasera l'Hellas Verona potrebbe ributtarci nel punto più basso in assoluto degli ultimi 10 anni, perché non entrare in Champions sarebbe stato un disastro. Perdere stasera davvero ci dà l'impressione, la dimensione, ci butta nel baratro. Quindi i prossimi 90 minuti di gioco, ragazzi, sono davvero decisivi, davvero molto decisivi. 3, 2, 1, iniziata. È la Verona Juventus, è iniziato ufficialmente. Dio santo. Da un appoggio sbagliato a centrocampo, ormai prendiamo gol. Sì, Paulino. Morata col tacco, non è entrata. Bravissimo Dybala. No, Arthur, puoi passarla loro però. Che errore di Arthur incredibile. Aveva fatto una cosa fatta bene e poi l'ha passata loro. Non ci posso credere. Da una cosa buona a una cosa tremenda. Benevento. Uguale col Benevento, preciso. Solo che non l'ha data Letizia, non l'ha data Simeone. Ma che culo, ragazzi, ma non è che il Verona culo. Cioè, gli abbiamo dato il pallone davanti alla porta e ci stanno dominando. Stanno arrivando prima su tutti i palloni. Sono più cattivi, hanno più grinta, hanno più voglia. 2-0 di Simeone. Vabbè, ragazzi, dai. Cioè, Allora. Non è culo. Stanno giocando meglio loro. Sono entrati in partita meglio loro. C'hanno più voglia loro. Non abbiamo voglia noi. Non è culo. Sono in vantaggio meritatamente. Meritatamente sono in vantaggio. Ma quanto stanno meritando? Ma è giusto così? Il calcio è così? Se gli altri meritano, prendi gol. Ragazzi, ma cosa possiamo dire? Non possiamo dire niente. Anzi, possiamo dire bravo Simeone, perché ha fatto un gol bellissimo. Ha fatto un gol bellissimo. Fantastico, bravissimo. Possiamo dire questo, non, nient'altro. Possiamo dire bravo. Bravo Hellas e bravissimo Simeone. Questo possiamo dire. Il resto niente. Cosa vi devo dire? Possiamo dire niente di più. Niente di più. Giusto, 14 minuti, 2-0 Hellas. Giusto. Il problema è che né Sassuolo né Empoli sono migliori di noi nella totalità, come lo è l'Udinese e come lo è l'Hellas sulla carta. Ma questa cosa con Sarri, con Allegri e con Pirlo, ve lo dico, con Sarri, con Allegri, con Pirlo, con tutti e tre, mi pare di vedere tutte le volte che in campo si abbia voglia di dare il minimo indispensabile, e tutte le volte avevamo l'idea che, vabbè, ma tanto c'è Ronaldo, adesso non c'è più Ronaldo, si giocava sempre con l'idea che, vabbè, ti tirerà fuori il jolly, adesso che non c'è più, cosa facciamo? Ma con tutti e tre gli allenatori. Sì, ma qua... Allora, io sono d'accordo sul fatto di Morata, va benissimo, non può essere il titolare della Juve, però capiamo che non è solo quello il problema, e che non è solo Allegri il problema. Cioè, qua i problemi ce ne sono una marea, cioè, non è possibile. Io più ci penso e più questa squadra non riesco a capire come possa veramente rendere al meglio se non giocando solo in ripartenza. Davvero, faccio veramente fatica a dire... questa Juve può fare qualcosa se la metti giù così, se la fai giocare così. No, io penso che l'unica sia veramente coprirsi e in due passaggi andare in verticale sugli esterni per fare gol. Non riesco veramente a trovare un punto diverso da questo. Però sarebbe anche ora, questa è una cosa che vi devo proprio dire tranquillamente, che se prendete Allegri, perché avete fiducia in Allegri e siete dell'idea che... con Pirlo non si poteva fare di meglio e quindi si prende Allegri,
se si prende Allegri e lo si paga così tanto, non gli si può dire però poi non ti faccio mercato. Bisogna dire, allora, Allegri, questa è la squadra. Di cosa hai bisogno per fare quello che vuoi fare te? Mi serve questo, questo e questo. Ok, allora prendiamo questo, questo e questo. E adesso crossiamo per chi? Per Dybala! E adesso crossiamo perché abbiamo solo il cross! E questa è la colpa di Allegri. Deve trovare una soluzione, perché non si può avere l'unico spunto con il cross, perché non c'è un colpitore di testa in questa squadra. Questa è la colpa di Allegri. Capito, però quando arriviamo sul fondo e abbiamo questi due giocatori in area, non possiamo crossare. Dobbiamo giocarla bassa o per l'inserimento o all'indietro e ricominciare per ritornare a fare la sponda. Perché se noi crossiamo sempre con Dybala e Morata in area, non facciamo gol. Oh, ma ragazzi, non facciamo gol. Se l'azione si sviluppa su quel modo, quindi andare sull'esterno, non metterla in mezzo con un cross. Torna dietro, riparti, gira il pallone. Ma il gioco del calcio è così, eh? Non è che se arrivi sull'esterno sei obbligato a crossare perché c'è una regola. Non c'è una regola che sei obbligato a crossare. Riparti, ti rimetti a posto, trovi lo spazio per giocare palla a terra ed entri da un'altra parte. Cioè, anche tipo qua, Rabiot, quella passeggiatina per andare a impensierire il portiere, a me fa imbestialire. Bravo Dybala. Bravo Dybala. È la Sverona contro Dybala questa partita. Ma guardate, queste cose qua di Rabiot mi fanno imbestialire. Sei due metri di uomo e fai la tartaruga quando c'è una palla alta. E non la prendi tu, la prende un altro che è più basso di te, che va a saltare. Ma stiamo scherzando? Ma dai, anche la traversa però, anche la sfiga, la mala sorte. E il palo col Sassuolo e la traversa con l'Ella Sverona. Vabbè, ma che sfiga anche. Siamo scarsi, ma siamo anche sfigati. Quelle poche volte che tiriamo in porta una volta ogni morte di Papa e il palo alla traversa. Cioè, se ci focalizziamo solo sull'allenatore, stiamo ammettendo noi stessi che quello che vediamo invece in campo da parte dei giocatori ci sta andando bene. E non ci sta andando bene solo perché Allegri ha fatto degli errori. Ma tutti gli errori dei giocatori invece li stiamo annullando. Arthur, Locatelli e McKennie. Quello che secondo me è il centrocampo migliore che puoi schierare ad oggi. Per quanto McKennie non mi abbia fatto impazzire ultimamente, però nella totalità. Ecco, guardate, questa giocata di Dybala quanto vale? Ditemi quanto vale questa giocata di Dybala. Bravo Paolo, quanto cazzo è voglia questa? Quanto cazzo di voglia è questa? E quanto invece questa roba di Alessandro mi manda nei matti? Dio santo Morata. Dio santo Morata. Mo Dio santissimo Morata. Per non dire, farmi dire qualcos'altro Morata. Dico Dio santissimo. Sì Locatelli, è questo che vi dico, cazzo la voglia. La voglia, anche se poi si sbaglia, la voglia. Ma perché Morata, Dio santo Morata? Morata, Dio santo Morata? Ma cosa volevi il rosso, Morata? Spiegami. Hai protestato perché volevi che gli dessero cartellino rosso, che c'era un altro uomo? Perché nessuno la va a prendere? Solo. Bravo Weston. Bravo Weston. Bellissimo gol. Bravo Weston. Bravo, bravo, bravo Weston. E bravo Danilo che l'ha beccato. Bravo Weston. Bellissimo gol. Fantastico. Questo è uno. Bravo Weston. Bravissimo. E bravo Danilo. Però nessuno la va a prendere sta cazzo di palla. Se Danilo non trova quell'imbucata difficilissimo e McKennie sto gol fantastico, ragazzi. Bravissimo McKennie. Bravissimo. Mister, possiamo mettere Kai Jorge. Cosa Pellegrini? Cosa vuol dire Pellegrini? No, Allegri, non stai mettendo Pellegrini, vero? Pellegrini della Roma? Stai a vedere, dai Alvaro, ti prego, devi farlo. Morata, sembri Pinocchio quando tiri così. È entrato Pellegrini? Ah, si è fatto male Alessandro. Io sono un po' perplesso, vorrei capire cos'è successo ad Alessandro. Vorrei veramente capire che cos'è successo ad Alessandro, perché se non si è fatto male Alessandro... Berna! C'è il gol! C'è il gol! Non c'è il gol!
Locatelli, ma tira in porta. Boom, 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 boom. L'avevo vista dentro. L'avevo vista dentro. Ma era perfetto, sì. Stavo già esultando, ragazzi. L'avevo vista dentro. Finita. Io non so. Non lo so.